Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si adunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Venuto dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare Gesù, venne tra la folla da dietro, toccò il suo mantello. Diceva infatti: Se riuscirò anche solo a toccare le tue vesti, sarò salvata. E subito si fermò il flusso di sangue. E sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: Chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli dissero: Tu vedi la folla che ti stringe intorno e tu dici: Chi mi ha toccato? E gli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che era accaduto, venne, si gettò davanti e disse tutta la verità. Ed egli disse: Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace, sii guarita del tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito questo, disse al capo della sinagoga: Non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunse alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui. Ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. E si furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. La prima lettura che succede che Libro della Sapienza. Il Libro della Sapienza è un libro abbastanza recente della Bibbia e che parla di cose essenziali, come tutti i libri, specialmente questo. È una raccolta di riflessioni, di proverbi, di elaborazioni filosofiche, teoriche sulla vita e sulla morte. Questo brano, il libro, parla della morte e dice. Fa parlare il Signore, dice: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Beh, che Dio non abbia creato la morte, possiamo crederci, perché lui fece buone tutte le cose e l'uomo lo fece molto buono. Quindi Dio estraneo la morte al peccato, al male, non c'entra niente, sono cose umane. Perché ci sia la morte e il peccato, questo resta un mistero, mysterium iniquitatis, non sappiamo. Perché una creatura che si chiamava Lucifero, l'angelo di luce, il più bello e più splendente, si sia poi pervertito, non sappiamo, è una risposta che nessuno può dare su questa terra. Comunque, in Israele si è sempre creduto che i morti finissero in un luogo, lo Sheol, oscuro, pieno di tenebra, e stessero lì per l'eternità. Non c'era castigo, non c'era premio, erano lì. I Refaim si chiamavano, gente che stava lì, le anime. Però già con Gesù si cominciava a parlare di resurrezione. Non i Sadducei che non ci credevano, però i farisei cominciavano a parlare di resurrezione già quando Gesù era vivo. E allora, che succede? Che la morte ci porta via delle persone, è un evento duro. Anche per chi ha grande fede, comunque un evento duro, vediamo che succede nel Vangelo poi, perché si piange,
il congiunto, la congiunta ci lascia, rimaniamo così soli, però sapete, la morte corporale, se vogliamo, non è quel male che pensiamo, è semplicemente un ritorno al padre, che è una cosa, se permettete, positiva. Finisce questo mondo, finiscono le angosce, gli affanni, le ansie, si torna in braccio al padre. Frate Francesco diceva, sora nostra morte corporale, sorella morte, quindi una persona positiva, un personaggio positivo. Qui invece la morte che dobbiamo temere è quella dell'anima, peccato mortale, quello sì. Quello è grave, è un evento che ci separa da Dio, ci mette in condizioni di essere da soli, tronca il rapporto tra noi e il Signore, quello tocca stare attenti, no? San Paolo dice, guardate che la battaglia non è contro gli esseri umani, è contro gli spiriti del male, contro quelli che stanno nei cieli, nell'empireo, che tentano e fanno cadere gli esseri umani. Quello è, dobbiamo temere quello, più che la morte corporale, no? E quindi chi sceglie il peccato, e ci sono persone che scelgono volontariamente, consapevolmente il peccato, i malfattori. I mafiosi, gente che fa il male di professione, ecco, professionisti del male, quelli sì, quelli scelgono la morte volontariamente, staccano un biglietto di sola andata per l'inferno e ci vanno da soli, non è che il Signore li manda, loro si condannano all'inferno e quindi tocca pregare per la conversione dei peccatori, quelli gravi, noi siamo peccatori dilettanti, quelli sono professionisti, diciamo così. E allora, ecco, ricordiamoci nelle preghiere di pregare per chi sceglie, fa un'opzione per il male. Nella seconda lettura troviamo la lettera ai Corinzi. Chi sono i Corinzi? Sono i greci, abitanti di Corinto, gente in gamba, commercianti, filosofi, pensatori, gente che vuol capire quello che Paolo dice, no? Abituati a ragionare. E allora, dice Paolo, attenzione perché, fratelli, cercate di essere solidali gli uni con gli altri. Perché dice questo? Perché sapeva che a Gerusalemme, capitale, no, di Israele, le cose andavano male, c'è una carestia molto forte, siamo sotto l'impero di Claudio, ci fu una grande carestia in Palestina. E allora Paolo, che ha a cuore le sorti di Israele, cerca di dire ai suoi Corinzi, commercianti, eccetera, donate qualcosa per la Terra Santa, donate qualcosa per questa capitale così funestata. Eh? Cercate di sostenere, di essere la prima colletta forse della storia, è proprio questa. No? Ecco allora, perché essere solidali con gli altri? Ma intanto per una questione di giustizia sociale, di equità, di uguaglianza. No? Chi è troppo ricco possiede anche ciò che appartiene agli altri, quindi causa della povertà, gli altri. Pensiamo a certe categorie, so, i calciatori, per carità, brave persone, però perché guadagnano così tanto? Per quale motivo? Salvano vite umane? No, sono medici che salvano vite umane, guadagnano molto meno dei calciatori, quindi non si giustifica. Allora ecco l'importanza di essere solidali, verso i poveri. Pensate che il 20% dell'umanità possiede l'80% delle risorse dei beni. Il 20% possiede l'80%. Conseguentemente l'80% della popolazione possiede solo il 20% della ricchezza mondiale. Capite che c'è qualche disparità, no? Gli stessi migranti che approdano, che cercano di venire in Europa, furono impoveriti a loro tempo da nazioni colonialistiche, purtroppo. Quindi sono debiti da pagare che la storia ci presenta oggi. Ecco allora, da questa iniziativa di Paolo, ricordiamoci, dei fratelli e sorelle indigenti che hanno poco, no? Anche in ospedale cerchiamo di essere più possibile solidali con loro. Quindi, quando conosciamo dei casi meritevoli, di assistenza, noi cerchiamo di venire incontro a queste persone. E a margine di tutto questo c'è il rifiuto dell'avidità, cioè
cioè di non accumulare troppo per noi. Quello che serve, quello che ci basta, il necessario per vivere, una piccola riserva nel caso di necessità, però ricordatevi che Israele nel deserto riceve la manna, vi ricordate, no? Il Signore manda la manna. Chi raccoglieva troppa manna, questa manna imputridiva, andava male, perché non doveva eccedere nell'accumulare, nell'essere avidi. Ecco, quello che serve giorno per giorno, il Signore con la provvidenza fa il resto. Veniamo infine al Vangelo. Questo brano di Marco troviamo due episodi intersecati. Cominciamo dall'emorroissa, da questa donna che dice il Vangelo ha sofferto molto per causa dei medici. Siamo in ospedale, per carità, i nostri medici sono persone preparate, degne, però a volte sbagliano, c'è poco da fare, sono esseri umani, soggetti anche loro all'errore. Qui questi medici hanno sbagliato la diagnosi di questa donna. Questa donna ha speso molti soldi per star male, perde di sangue, perde sangue. Il sangue per gli ebrei tutt'oggi è la vita. Quindi perdere sangue vuol dire perdere vita, perdere la nostra forza, energia vitale, morire poco a poco. Questa donna stava morendo da tanto tempo, da 12 anni. Ecco allora che questa donna cosa fa? Sente il maestro, sente che parla il maestro, cerca di toccare il suo mantello. Tra tutte le persone che erano intorno, che si accalcavano, lei sola ha il coraggio di osare toccare il mantello. Se tocco il mantello sono guarita. La fede. Così fu. No. Di tutte le persone intorno, solo lei ha il coraggio di osare prendere il Signore per il mantello e tirarlo. Quindi ricordiamoci tanti casi magari che giudichiamo senza speranza, ci vuole il coraggio di osare a volte, no? Chiedere l'intervento del Signore, pregare, metterci in gioco e dire: questo caso sembra impossibile, ma al Signore nulla è impossibile. Lo dice il Vangelo oggi. Ecco, quindi questa donna guarisce e loda il Signore. L'altro brano, quello di Gairo, questo capo della sinagoga, a questa giovinetta dodicenne. Notate il caso, 12 anni la fanciulla, 12 anni la malattia della donna. Non sono numeri casuali, poi vediamo perché. E Gairo sente parlare di questo guaritore, questo rabbino, questo maestro, anche lui. Signore, ti prego, aiuta mia figlia. Intanto muore questa ragazza. Muore e dicono: non disturbare il maestro, tanto è morta. Altra gente che non vuol disturbare. Disturbiamo il Padre Eterno. No? Bussiamo, cerchiamo tante volte finché otterremo questa grazia che il Signore ci elargisce. E allora il Signore prende per mano questa fanciulla, la rialza, alzati. Notate che il verbo in greco è quello della resurrezione, la risuscita, la fa tornare in vita. Esattamente quello, alzati, cammina. Ora che succede? Che voi sapete che a quei tempi, i tempi di Gesù, ci sposava molto giovani, 12-13 anni, 12 anni, l'età in cui le ragazzine andavano spose. Questa ragazzina è l'età della sposa. E che cos'è? Chi è la sposa di Cristo? Siamo noi, la Chiesa. Il Signore la rialza, rialza la Chiesa, la fa vivere, camminare, agire. Perché? Perché è la sua sposa. No? E così anche questa donna, da 12 anni, malata. Quando c'è la malattia, la sposa ammalata sembra morta, la Chiesa a volte nella storia è sembrata morta, defunta, non c'era speranza. Il Signore è intervenuto, l'ha riportata in vita. Ecco allora, vedete, non perdere mai la speranza è l'ultima a morire. Già lo dicevano i classici, ancora di più per noi, eh? Non bisogna mai dire non c'è niente da fare. No, c'è da fare. Facciamo le cose giuste. Ecco, ricordiamoci il messaggio di oggi, libro la sapienza, il male, la morte, il dolore sono misteri, non sappiamo perché, però sappiamo per certo che il Signore trae il bene anche dal male. Ho visto casi di pazienti qui in ospedale che mi hanno detto: Don Tiziano, se non avessi avuto questa malattia, questo incidente, questa disgrazia, non avrei conosciuto la fede. Pensate, nella malattia, nell'indigenza, c'è l'incontro col Signore. Il Signore abita soprattutto anche la malattia. Ecco,
Ricordiamoci Paolo e Corinzi, solidarietà, questione di giustizia umana, solidarietà sociale. Cerchiamo di mettere in comune quello che possiamo, quel poco, quel tanto che abbiamo, cerchiamo di metterlo in comune per favorire chi non ha ed è stato magari impoverito dalle nostre azioni non proprio ponderate. Ricordiamoci il Vangelo, questa emorroissa, 12 anni, perde sangue, perde la vita. È la morte in Israele. Israele, 12 apostoli, 12 tribù, e questa popolazione che sta male, che perde la vita. Il Signore, siccome la considera sposa, la risuscita, la fa alzare, la rialza, la fa camminare. E allora, nei casi che sembrano disperati, in cui non c'è più niente da fare, bisogna pregare, mettersi in gioco, chiedere al Signore che intervenga. Se non possiamo farlo noi, lo fa Lui. Sì, lodato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si adunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Venuto dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare Gesù, venne tra la folla.